Oggi recensione e utilizzo, quindi ricetta, una ricetta senza glutine buonissima della pentola fornetto, quindi ricetta della ciambella fatta con la pentola fornetto, questa antiaderente che io ho preso su Amazon. Ovviamente il link è qui sotto nel box informazioni, come sempre, ma va. Partiamo prima con la recensione, dopo troverete la ricetta, prima chiacchiere, poi ricetta. Comunque, quindi questa è la pentola fornetto, io l'ho presa su Amazon, l'ho pagata, mi pare che costi 18-19 euro, cioè massimo 20 euro, insomma, ecco, compresa di spedizione, di spese di spedizione, ed è l'unica che ho trovato, aspettate che dentro sono tutte le cose, le poggio, ed è l'unica che ho trovato antiaderente, quindi in teflon, e quindi di conseguenza che va bene anche perché è allergico al nickel, perché le altre sono tutte di alluminio e perché è allergico al nickel non va bene. Quindi quando ho visto questa ho fatto tipo oh mio Dio, l'ho subitissimo ordinata su Amazon, cioè non ci ho pensato nemmeno 30 secondi e l'ho ordinata, ve l'ho postata su Facebook e alcune di voi l'hanno acquistata come me, perché probabilmente non sono l'unica ad avere la mania dello shopping. No, non sono l'unica, mi consolate sempre, I love you so. Quindi ho acquistato questa pentola, mi è arrivata velocissima, tipo nel giro di 4 giorni mi è arrivata, perfetta, senza graffi, senza niente. L'unico difetto che aveva questa pentola, perlomeno la mia, era che non si chiudeva ermeticamente bene il coperchio, però se poi la forzate un attimo si chiude bene, ma in generale comunque un coperchio con i buchi sopra, quindi ecco, non è un millimetro, se rimane aperto non succede niente. Sono ancora indecisa sul fatto se sia corretto o no, questo in tutte le pentole fornetto, avere questo tipo di coperchio con i buchi, che si permette di uscire un po' il vapore, forse di diffonderlo meglio, non lo so, però non so, sono quasi in... La prossima volta che proverò la pentola fornetto probabilmente metterò un coperchio chiuso e che si chiude ermetico, insomma un coperchio chiuso senza buchi, senza questi buchetti, perché voglio vedere se fa più l'effetto forno proprio, perché il forno effettivamente dove voi cuocete il ciambellone è chiuso, non ha prese d'aria. Quindi non lo so, questo è un mio dilemma, magari se qualcuno la pensa come me, ha il mio stesso dubbio, me lo faccio sapere, questa è una cosa che non ho provato. Comunque quello che vi volevo dire è che la pentola funziona benissimo anche così, è comodissima perché potete fare i ciambelloni direttamente sul gas sia in estate sia in inverno in casi di mancanza di luce, e i teramani in ascolto, gli abruzzesi in ascolto e soprattutto i teramani come me in ascolto ne sanno qualcosa periodo, ma vabbè, lasciamo perdere, parliamo di altro, evitiamo questi discorsi. Comunque è utile, ecco, veramente utilissimissima, basta imburrarla o oliarla molto bene, ricoprirla di farina e funziona, che è una meraviglia. Vi viene dato in, cioè ci esce insieme alla pentola, esce insieme alla pentola questo, che già si è arrugginito dopo di una volta che l'ho usato, questo cosino di ferro che va messo sotto in modo che la pentola fornetto non vada direttamente a contatto con la fiamma. Io vi dico che ci metto anche lo spargifiamma, quindi metto spargifiamma, questo cosino, così, quindi lo metto sulla fiamma, così, fiamma grande, bassa, e poi metto questo e la pentola chiusa sopra. E viene benissimo, devo dire che il ciambellone viene bene bene bene, sembra cotto in forno, ed è un lusso poter cuocere un ciambellone sul gas e non sul... cioè non dover accendere il forno, in alcuni casi anche un risparmio. Quindi io lo strapromuovo, soprattutto per il prezzo, ve lo consiglio se vi piace cucinare, magari se siete il tipo di persone soprattutto che in estate non accendono il forno, io lo accendo, anzi soprattutto in estate accendo il forno, però in generale so che moltissimi non accendono il forno in estate, e in questo caso vi sarebbe molto utile perché potete fare un ciambellone velocissimo, la vedrete poi la ricetta. Quindi ottimo, 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 vi dico che ci potete fare qualsiasi, con questo che ho io, quindi con questo diametro che mi pare sia un 24, mi pare sia 24, io
vado mai a controllare. Fai le recensioni, non vai a controllare. Brava, bravissima, brava. Applausi per lei, brava, brava. Comunque, a parte ciò, che io non sono andata a controllare, ma dovrebbe essere una da 24, ci potete fare quindi tutti ciambelloni più o meno da 3 o 4 uova, tranquillamente ci vengono benissimo, seguendo le istruzioni della cottura che vedrete nella ricetta ovviamente. Non avrete problemi, non vi verrà troppa crosta, perché poi ovviamente a differenza del ciambellone che si cuoce al forno, che ha una cottura più omogenea perché il forno ha la resistenza quindi anche sopra, in questo caso verrà più cotto sotto e più chiaro sopra. Il ciambellone nella pentola fornetto, in qualsiasi pentola fornetto, vi verrà in questo modo ed è bellissimo, rapporto qualità prezzo top e quindi straconsigliato. Comunque basta, la smetto di parlare, di fare casino, di spargermi rossetto ovunque, io ce l'ho sulle mani, ce l'ho ovunque, insomma non sono in grado di fare cose, non sono una brava youtuber, no, ditemelo, perché già niente, non ce l'è. Comunque io vi lascio alla ricetta e buona visione. Gli ingredienti sono 4 uova, un pizzico di sale, 70 g di zucchero, l'aroma preferito, quindi scorza di limone o di arancia o l'aroma che preferite, 100 g di sciroppo di riso, 100 g di latte di riso, 60 g di olio di riso, 290 g di farina di riso, 50 g di fecola di patate, 8 g di cremor tartaro uniti con 5 g di bicarbonato oppure una bustina di lievito per dolci. In una ciotola, con l'aiuto delle fruste, montate le 4 uova, il pizzico di sale e lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungete ora l'aroma che preferite, lo sciroppo di riso, il latte di riso, l'olio di riso e amalgamate. Aggiungete infine la farina di riso, la fecola di patate e il cremor tartaro unito con il bicarbonato e amalgamate con l'aiuto delle fruste. Questa è la consistenza che deve avere il composto. Imburrate o oliate lo stampo della pentolina versiglia a ciambellone e infarinatelo. Versate tutto il composto ottenuto nello stampo. Ora non resta che cuocere la ciambella sul gas. Quello che vi consiglio di fare e che faccio io è di mettere uno spargifiamme sul fuoco medio del vostro gas. Mettete lo spargifiamma, dopodiché sopra ci mettete quel conetto che viene dato in dotazione, il conettino di acciaio che viene dato in dotazione con qualsiasi pentola e fornetto versiglia. Dopo ci mettete sopra la pentola. Accendete il gas a fiamma molto bassa, coprite il vostro ciambellone con il coperchio e fate cuocere per circa un'ora. In un'ora per me è completamente cotto, comunque per come per qualsiasi ciambellone vale la prova stecchino. Trascorsa un'ora il vostro ciambellone è pronto, fatelo raffreddare e capovolgetelo sul vostro piatto da portata, sulla vostra alzatina, dove preferite e servitelo. Come avete visto è facilissimo e comodissimo da utilizzare. E il ciambellone viene morbidissimo, sofficissimo, sembra quasi una nuvola. Ovviamente chi non ha la pentola fornetto può cuocere questo ciambellone in uno stampo da 24 cm in forno statico a 180 gradi per circa 30-35 minuti. Poi i tempi di cottura, come sempre, variano, possono variare in base al vostro forno. Eccomi qui, io spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta lasciatemi un pollice in su, condividete il video con tutti i vostri amici e iscrivetevi al canale così non perderete i prossimi video, recensioni, video ricette e quant'altro. Quindi io vi mando un bacione grande e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!